Ciao a tutti, questa sarà una breve review su due tonici che ho scoperto questo periodo e dato che li sto trovando ottimi, ho pensato di condividerli con voi in una mini review mirata, diciamo, e sto parlando dei due tonici di Mulac. Mulac, oltre ad essere un marchio che io apprezzo da almeno 10-12 anni, forse per quanto riguarda il make-up, ultimamente ho scoperto anche la loro linea di skincare che sto trovando molto interessante. È una linea composta con ingredienti oltre il 90% di origine naturale e dato che la sto, diciamo, non la sto utilizzando da molto, però le prime impressioni sono sicuramente ottime, ho pensato intanto di fare una mini review sui loro due tonici. Sono due tonici che hanno le funzioni diametralmente opposte, in quanto uno è idratante, quindi è consigliato soprattutto per essere usato più spesso da chi ha la pelle da normale a secca, e l'altro invece è purificante. Quindi per chi ha l'esigenza opposta di purificare la pelle, quindi dedicato più a pelli da miste a grasse, io li sto utilizzando entrambi perché ho la pelle, diciamo, normale, normale tendente forse un po' al secco sulle guance, quindi tendo più ad utilizzare prodotti per pelle normale secca che per pelle grassa sicuramente, però ho introdotto la sera ogni tanto anche uno step purificante, per cui ho deciso di provare anche il tonico purificante. E mi stanno piacendo tantissimo, e ho pensato appunto di condividerli con voi. E il tonico idratante si chiama Roslin, come vedete, è anche bellissimo esteticamente per quello che può valere, ovviamente, perché si vedono no, in trasparenza, si vedono proprio bene queste microsfere di acido ialuronico. È un tonico, nello specifico il Roslin, con il 98% di ingredienti naturali, ha un'azione idratante, levigante e rivitalizzante, a base di rosa damascena e acido ialuronico, appunto. E la consistenza è abbastanza densa per essere un tonico, infatti per questo probabilmente non hanno fatto confezioni con lo spray, che sono confezioni che io preferisco in generale, perché questo in particolare forse è un po' denso per essere spruzzato con uno spray. E appunto la consistenza è medio densa e queste sfere di acido ialuronico che potete vedere si rompono sulla pelle poi una volta applicato. E è un tonico appunto molto, si sente abbastanza corposo, che dà subito un senso di idratazione profonda, e molto comunque delicato, senza profumo, conservanti e alcol. La profumazione, vi faccio vedere anche le confezioni, le trovo veramente belle. La profumazione è decisamente di rosa, però rimane comunque molto delicata, non è quelle profumazioni di rosa forse un po' troppo presenti per chi non ama questo tipo di profumazione. È una profumazione, insomma, sì, si sente, ma è delicata, diciamo così. E come vedete, ecco, come vedete è un tonico abbastanza denso. Comunque si sente proprio l'idratazione sulla pelle, infatti mi sta piacendo tantissimo e io tendo ad utilizzarlo la mattina, quindi questo come step idratante la mattina appena sveglia. E il tonico invece pensato per l'effetto purificante, quindi all'effetto opposto, lo utilizzo più la sera, però lo sto alternando, sto facendo una sera sì e una sera no, per non usarlo proprio forse tutte le sere, che per la mia pelle è troppo, perché si sente proprio l'effetto purificante sulla pelle. È il tonico Action. Questo tonico è leggermente, non è denso come l'altro, come il Roselin, è un pochino più liquido, ha una profumazione, anche questa ottima, lievemente agrumata, dolciastra agrumata direi, però anche questa è molto delicata, insomma. E il tonico Action è un tonico con il 90% di ingredienti naturali. Appunto, si tratta di un tonico purificante, esfoliante e illuminante a base di acido glicolico. E appunto c'è una presenza di acido glicolico al 6% che allontana le cellule morte e affina la grana della pelle, quindi ha un effetto ottimo anche sui punti neri, sui pori, che tende, insomma, per quanto possibile a ridurli esteticamente. E poi è a base anche di, a parte l'acido glicolico, è a base anche di estratti di arancio e pompelmo.
e appunto minimizza la visibilità, l'azienda lo descrive così, minimizza la visibilità dei pori dilatati, dei punti neri, delle imperfezioni e rende la pelle più luminosa. E la profumazione, appunto, già ve l'ho detto, è leggermente agrumata, ma molto delicata e piacevole. Comunque, entrambe le profumazioni, poi una volta applicati i prodotti sulla pelle, si tendono, vanno via dopo qualche minuto. E lì trovo due ottimi prodotti, sicuramente per chi ha la pelle da mista grassa, consiglio di usare con più frequenza questo. Chi ha la pelle da normale a secca, con più frequenza questo, come sto facendo io. Però appunto ripeto, una sera sì, una sera no, sto alternando anche questo perché anche chi non ha la pelle proprio grassa deve comunque purificare anche un po' la pelle, oltre a idratarla, diciamo. Quindi ecco, mi stanno piacendo entrambi, trovo la skincare di Mulac molto interessante, io sto utilizzando anche qualche crema e qualche altro prodotto, tipo il burro struccante, lo struccante bifasico, poi ve ne parlerò più nel dettaglio magari in altri video. E per oggi volevo parlarvi di questi due fantastici tonici e consigliarli a tutti voi perché li trovo veramente ottimi. Quindi per oggi mi fermo qui, spero che il video vi sia stato utile e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!